Benvenuti a tutti nel mio canale, io sono Miur. Oggi vi do il benvenuto a bordo di un aereo che ha fatto veramente la storia, il P-51 Mustang. Ragazzi, questo aereo, come potrete vedere, lo troviamo ad un livello abbastanza introverso, ecco, e soprattutto nella media, quindi sicuramente avrete modo, dopo qualche ora di gioco, sicuramente bello approfondito, riuscirete a sbloccarlo. Riuscirete già a sbloccare una versione antecedente di questa, ma ci arriveremo. Allora ragazzi, il P-51 Mustang è una macchina che nasce in un periodo di grande crisi principalmente più che americana, inglese, o meglio britannica. Infatti in quel periodo gli inglesi non se la passavano assolutamente bene. Questo è un progetto che è nato in meno di 120 giorni, quindi vi faccio rendere un po' l'idea, ecco. Ora stiamo appunto decollando da questa magnifica pista e nel frattempo vi racconto effettivamente la storia di questo progetto. Questo progetto, appunto, come già vi stavo dicendo, nasce sotto richiesta principalmente tra una collaborazione tra inglesi e americani. Infatti il progetto nasce in un hangar americano e poi importato in Inghilterra. In quel periodo gli inglesi avevano come macchine lo Spitfire, l'Hurricane o un P-40 che veniva montato, cioè alloggiava un motore Merlin. Quindi in questo caso toglievano l'Allison, che diciamo non garantiva delle ottime prestazioni, per non dire altro, e quindi montarono appunto il Merlin, che riusciva a garantire almeno una media di 1600 cavalli. Era la versione più estrema del Merlin, perché ovviamente c'erano versioni antecedenti meno potenti. In quel periodo già riuscirono a sviluppare una versione a 12 cilindri che riusciva a garantire effettivamente quei 1650 cavalli, 1700 cavalli a quota ottimale. Quindi dobbiamo contare che se andiamo oltre quei 3000 metri, 4000 metri, il motore non riesce più a garantire effettivamente un'ottima performance, quindi inizia a perdere di potenza per una questione di combustione ad alta quota, in mancanza di ossigeno. Tornando a noi, e basta perderci in chiacchiere, il P-51, come già stavo dicendo, nasce in meno di 120 giorni, quindi dalla questione di progetto, quindi da carta a realtà, ci impiegano 120 giorni. Ovviamente dopo svariati collaudi riuscirono in meno di un anno a portarlo su grande scala di produzione. Effettivamente la prima versione, che non è questa quella che abbiamo in gameplay, ma è una versione A, questa è la versione D in questo caso, la versione A nasce non con un tettuccio a cupola e con un armamento veramente base. Principalmente gli inglesi tendevano ad avere un armamento veramente efficiente in quel periodo, o meglio, non tutte le macchine montavano un armamento efficiente. Riuscirono a comprendere che effettivamente un ottimo abbinamento era mitragliatrici da 7,7 abbinate con 20 mm oppure addirittura un 12 mm, quindi un calibro 50 con un 20 mm. Tornando a noi, la versione su cui stiamo volando in questo momento, siamo a bordo, è una versione D, monta 6 mitragliatrici da calibro 50 con un ottimo ratio di fuoco, ma soprattutto con un'ottima capacità di munizioni. Quindi potrete, soprattutto per quelli che hanno una mira un po' discutibile, vi permette effettivamente di sbagliare e alla fine avete 2100 colpi, quindi vi permette effettivamente di sbagliare abbastanza, ecco, a meno che non fate una spreadata assurda. In quel caso spero riusciate a tornare alla base. Ora, tornando a noi, effettivamente, come vi stavo già dicendo, il motore alloggiato su questo aereo non è il Merlin, ma è il Packard, che in realtà, scusatemi la perdita di tempo, ma in realtà è lo stesso motore, semplicemente costruito sotto licenza americana, in quanto appunto non avendo gli ingegneri o il modo di poterlo costruire in made in England, mettiamola così, lo facevano gli americani uguale tale e quale al Merlin. Ovviamente riuscirono a creare delle versioni e a migliorare questo motore Merlin. Infatti il motore Merlin riuscì ad arrivare addirittura fino a una versione dai 2200 cavalli fino addirittura a 2500 cavalli, ovviamente montato principalmente sul P-51H, che è la versione estrema di questa bestia, se possiamo dire così. Infatti questo aereo arrivò al limite della sua evoluzione, perché subito dopo lui andava già a parigetto ai jet fighter, insomma. Quindi lui contate che nel 44 e 45 questo aereo andava contro il Messerschmitt 262,
la rondine, per farvi intendere, o la svalve, come preferite, insomma. Quindi era un aereo che toccava tranquillamente gli 800-900 km/h, non il P-51, il Messerschmitt. Quindi immaginate questo aereo che prendeva tantissima quota e poi si buttava in una picchiata assurda per abbattere un jet, cioè roba da film, però accadeva veramente questa roba nel 44 e nel 45. Ora vediamo un po' la situazione. Allora, vediamo, ci sono abbastanza aerei in aria, quindi non mi convince la situazione. Cerchiamo un attimo, non dico di temporeggiare, ma almeno che si schiarisca, in modo tale che io capisco da quale parte devo andare e su quale nemico mi devo focalizzare. Vediamo un po'. Allora, c'è quel Focke-Wulf 190 che mi preoccupa. Effettivamente io vado nella sua direzione, però... Allora, lui punta sul Lancaster, il P-51 quello lì punta su un altro Focke-Wulf che effettivamente morirà malissimo in questo istante. Non sono quel genere di persona che va a stilare kill, anche se ho l'opportunità, ma non mi va, non sono quel genere di persona. Io decido quindi di buttarmi su questo Focke-Wulf che spero che non me lo stilino, e invece aspetta, noi abbiamo la giusta convergenza, ma ce l'hanno fregato. Va bene, allora, tanto ce ne sono ancora parecchi, ma in giro non è un problema. Alziamo i flap, mettiamo la manetta al massimo e andiamo per la nostra strada. Alla fine siamo abbastanza alti, contate che già a questa altitudine il P-51 non ha il massimo della potenza, poi ovviamente più salite e più ovviamente perde di efficienza il motore. Ovviamente dovete capire che questo aereo sì, ha un motore a pistoni raffreddato a liquido, ha una combustione ad aria con iniettori anche, però dovete comprendere che effettivamente stiamo parlando di un aereo, di un prop plane, e quindi per aiutare la spinta di questo aereo ad elica, di questo motore ad elica, scusatemi, gli ingegneri avevano anche messo un compressore che gli permetteva appunto di dare un minimo di spinta aggiuntiva ad alta quota, e infatti è questo qui sotto la fusoliera, che permetteva appunto, in base alla velocità e all'angolo, di aprirsi e di dare un minimo di getto di potenza. Allora, noi abbiamo una preda così facile da colpire. Come ho già detto, se avete una mira un po' discutibile come la mia, vi permette di spreadare. Ho spreadato tipo 600 colpi e penso che ne consumerò ancora un bel po', perché effettivamente un P-47 è duro a morire, a meno che non colpisci direttamente all'interno del cockpit, ma è difficile, veramente difficile, soprattutto a questa distanza. E poi soprattutto io non sono mai fortunato, infatti lui resiste. Non capisco perché effettivamente questo qui, no, almeno cioè, fai delle virate, non, cioè, no, me la concede proprio la kill. E niente, ora andrà sui campi di Korsun a fare le castagne, penso. Quindi ci lascerà questa kill in una maniera veramente dolce. Ora ci mettiamo in posizione, mettiamo la convergenza e semplicemente lui ci dice addio e ora va a raccogliere, come ho detto, le castagne. Ci troviamo un'altra preda che non è facile, questa è una balena per farvi intendere, e noi siamo il capitano che cerca di ucciderla, ed effettivamente noi le abbiamo già fatto due incendi gravi, soprattutto nel reparto dove c'è il carburante sui motori, e soprattutto il PBI 4 a bassa quota è un PBI morto, infatti ora è morto. Ora, il livello non conta addirittura, vabbè, ma non penso, cioè sono due macchine completamente differenti. Se tu vai ad alta quota con quello, anche se è una macchina che forse tratteremo, ma è una macchina molto ostica, quindi se non la sapete usare non usatela, ecco, ci vuole tanta pratica. Allora, io cerco anche di accalappiarmi questa kill, perché non c'è due senza tre, ecco, mettiamola così. Cerchiamo di accingerci a questo A6M5, che anche questo è un aereo che è veramente tosto, ma bastano un paio di colpi per fargli prendere fuoco e farlo diventare un fiammifero. Allora, io ho sbagliato, perché avrei dovuto prendere molta più velocità prima di fargli un zoom climb, però il problema è che lui si impicca, l'aereo che stava inseguendo praticamente lo fa in un attimo, poi soprattutto uno Yak 3 che è overpower, soprattutto a questo livello. Oddio, madonna, me lo sono visto in faccia, madonna santa.
Allora, questo compagno praticamente ci... vi faccio un mini spoiler, ci accompagnerà per tutta la battaglia. Ora facciamo anche dei mini tutorial durante questa partita, in quanto vi spiegherò come fare punti aggiuntivi durante i periodi morti della battaglia, quando c'è tipo uno che si va a nascondere. Infatti ora mancherà soltanto un pesca 8 che praticamente si va a nascondere sui bordi dell'aeroporto, e quindi giustamente uno dopo l'altro andranno a suicidarsi venendo uccisi dalla contraerea. Ora tornando a noi, ora facciamo un mini atterraggio, spegniamo motore addirittura, tanto non ne abbiamo bisogno. E niente, ora bruciamo quanta energia possibile senza schiantarci possibilmente. Infatti in un certo momento mi sono un attimo cagato sotto, perché ho detto oddio, è tipo ora, mi sarei cagato leggermente sotto se fossi stato il pilota. Però effettivamente poi riprendiamo la macchina in tempo, la velocità è ottimale, mettiamo il carrello, flap atterraggio. Una cosa che vedo fare ogni tanto è che vedo che gente che, ok, sei su una velocità ottimale per toccare terra, ok, appena hai toccato togli quel cavolo di flap da atterraggio, alza completamente il flap, altrimenti lo schiaffo dell'aria ti porterà ad alzare la coda e lasciate stare che ora stavo driftando, ma alla fine non mi ha compromesso tantissimo. Infatti anche questo nostro amico ha fatto la stessa nostra cagata. Tornando a noi, in questo caso togliete quei flap, o se non ce li avete non vi preoccupate, cioè nel senso ovviamente dipende dai danni che vi hanno causato, però in questo caso cercate di togliere i flap da atterraggio dopo che avete toccato, soprattutto alle alte velocità, perché in questo caso vi spaccano motore, addirittura vi potreste ribaltare e sicuramente non fate una bella fine. Ora vi evito appunto il periodo in cui c'è il riparo, addirittura il nostro compagno ha già riparato e parte insieme a noi. Diamo tutto motore, mettiamo flap decollo, aspettiamo che prendiamo un po' di velocità, vediamo che effettivamente, vedete, il muso già si allinea da sé, quindi non c'è bisogno che dovete stare a macchinare a fare un po' di convergenza, roba del genere. Forse toglietevi il vizio, il mio vizio, cioè quello che ovviamente ora vedrete in questo nostro volo di coppia, ecco. E nel frattempo vi do un altro consiglio, cercate di non... io, ok, non capisco questo che cosa vuole fare, se mi vuole rammare, vuole volare in formazione. Volare in formazione mi piace, ma non così troppo vicini. Io cerco di mettermi sulla sua destra e stare calmo, ok? Questa è la versione successiva, o meglio, la versione migliorata del P51D5. Noi abbiamo la versione 5, lui è la versione 30, infatti, vedete? Ora, non acceleriamo un po' le tempistiche, perché qui sarà un po' noioso e infatti ve la evito. Bene, ora riprendiamo. Allora, vi spiego. In questo momento, insieme sempre al nostro amichetto col P5130, ora cerchiamo effettivamente di distruggere i cacciacarri. È molto più fattibile con i cacciacarri perché, in quanto sapete, tipo hanno una corazzatura sulla parte superiore molto, molto esile. Quindi è possibile garantirsi almeno la distruzione dei cacciacarri. Infatti, se vedrete, ora mi ha dato l'assist perché il nostro amico ci ha accompagnato durante l'attacco. Ora ci riproveremo su un altro cacciacarri. L'importante, ragazzi, è prendere un attacco ad angolo verticale. Ragazzi, se lo fate angolato è inefficace. Infatti ora guardate, io ci provo in maniera angolata, giusto per farvi rendere l'idea. Guardate, 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 ora faccio... io cerco di effettivamente di distruggerlo, ma niente, insomma, non riesco a portare nulla a casa. Quindi capisco la questione. Cerco di ovviamente di prendere più quota possibile per ricongiungermi per un nuovo attacco. Prendete anche un po' di distanza, così potete fare tutto con calma. E ora ci riproviamo. Allora, cerco prima di tutto di riallinearmi, perché ho una quota, più che quota, una velocità bassissima. Allora, un attimo, cerchiamo effettivamente di annullare l'angolo. Siamo quasi verticali. E cercate di puntare sul punto del motore, ragazzi, come avete visto, sul motore o possibilmente al centro. Non è facile ovviamente avere la convergenza, perché pochissimi secondi per poter
compiere l'attacco. Quindi cercate di scaricare più munizioni possibili nel punto preciso. Ovviamente ora il P51 cercherà di, non so che cosa sta combinando, perché effettivamente quel cacciacari si è andato, c'è stato un mini bug praticamente durante la partita, in quanto è entrato nella carcassa di quello precedente morto, e niente, non ci sono riuscito dopo svariati attacchi, a distruggerlo. Ora non vi annoio ulteriormente, andiamo a vedere effettivamente quanti punti abbiamo portato a casa e via. Scenario reale dove il P51 ha realmente operato, e questa è una delle partite che sono uscite veramente meglio, o meglio vi spiego. Queste sono una delle poche partite in cui vi permette effettivamente di capire il potenziale di quest'auto. Ora un Do 335 si è schiantato, non so per quale strano motivo, probabilmente solo il Santo Padre lì in alto lo potrà sapere. Allora, da quello che vediamo c'è un Dormir che sta venendo verso di noi, no, bugia, no, sta annullando. Allora, ha deciso di andarsene per i Campi Elisi. Ora noi proseguiamo per la nostra rotta e vediamo un po'. Allora, la situazione è abbastanza tranquilla da quello che vedo. C'è un Eichel 219, aereo molto pericoloso. Cercate di non fare mai un frontale con un aereo del genere, perché vi sbriciola, anzi vi annichilisce. Ora, sì, cerchiamo di vedere, effettivamente c'è quel VV10, io lo chiamo VC perché, non so, mi fa cagare quell'aereo. E allora vediamo, cerca di ingaggiare quel B25 senza nessun risultato, perché alla fine cercherà di, appunto, di accalappiare una kill che non avrà. Allora vediamo che il P39, ok, ci sta venendo sotto insieme a uno Spit. Allora la macchina che mi preoccupa di più è effettivamente lo Spitfire, cerchiamo di abbatterlo il più velocemente possibile. Infatti lui ci ha garantito una kill immediata, il suo angolo era sbagliato, io ho cercato di ruotare, quindi di confonderlo, ovviamente un po' è stata anche la fortuna, ecco, mettiamola così, non posso dire che sono bravissimo in dogfight. E ora cerchiamo di chiudere l'angolo, per fortuna effettivamente non ci ha danneggiato più del dovuto, stiamo lasciando soltanto un po' di scia di carburante, niente di che. Il problema è che abbiamo due aerei in coda. Allora noi cerchiamo di confondere un po', facciamo un paio di split test in verticale, richiudiamo, nulla, loro non riescono a prendermi, li stiamo confondendo, soprattutto li stiamo avvicinando parecchio l'uno tra l'altro, forse si rammano tra pochissimo. Allora ragazzi, una cosa che consiglio è mai volare così vicini l'uno all'altro, guardate quante volte hanno rischiato di schiantarsi. Allora infatti poi uno con l'altro deve o annullare, infatti lui annulla l'approccio e quindi resta soltanto il BF. Io qui ho sbagliato di nuovo, ogni volta cerco di forzare, quindi di portare ogni volta al limite l'aerodinamica dell'aereo, cosa che non dovrete mai fare, quindi non fate il mio errore, perché poi vedi si ribella e l'aereo ti si butta dall'altro lato. Io cerco di non soccombere ai danni, abbiamo dei danni abbastanza bassi, dai, cioè ci permettono di volare tranquillamente. Allora io vedo che effettivamente il P39 ha bruciato tantissima energia, io me lo ritroverò sicuramente in convergenza, metto flap atterraggio, quindi sparo in cabina, gli ho criticato, addirittura gli ho fatto i danni sulla coda, lui capisce che effettivamente la situazione non è delle migliori, quindi annulla l'ingaggio. Il problema è che ora abbiamo quel BF G2 e un altro BF che praticamente ora la situazione è peggiorata, perché se avevamo un BF e un P39, ora abbiamo due BF, sono due macchine letali. Allora il problema è, io cerco di chiudere, lui demorde, il problema è che ora arriva quell'altro BF, guardate, vedete, a 1.30 sta arrivando, io cerco di chiudere l'angolo, effettivamente ci riesco pure, il problema è l'altro, guardate, io non ci riesco e addirittura ora succede qualcosa di incredibile. Allora io cerco di volare bassissimo, uno, guardate, proprio in questo momento si ramma in una maniera brutale, cade a terra e l'altro si uccide il suo amico. Io non ho capito come abbiano fatto a fare una cagata del genere, ma noi li ringraziamo e a me va benissimo così. Ebbene, dopo queste svariate battaglie io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video.
Vi ringrazio davvero tanto del supporto e dei piccoli commenti che ricevo. Sono davvero contento di ricevere questi suggerimenti. E niente ragazzi, se avete modo, supportate i miei canali Instagram e YouTube. Ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo video.